Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi un video extra, spero di farne più di uno così, durerà poco, 1 o 2 minuti non di più, ma non è quello importante. L'importante è farvi vedere giorno per giorno i problemi che si incorrono in un semenzaio domestico. Ad esempio qui abbiamo la insalata iceberg, eccola qua. Questo vasetto qui, fino a stamattina, era in questa posizione. Anzi, per la precisione, era così. La luce lì. Se vedete, abbiamo cominciato a vedere le prime piante che filano, che sono queste lunghe. Cosa succede? Loro cercano la luce, crescono velocemente perché hanno un buon substrato organico, e il terriccio è buono e hanno una temperatura corretta. In questo appartamento in questo momento ho circa tra i 18 e i 19 gradi, quindi neanche troppo, però per loro basta e avanza, si allungano verso la fonte della luce e facendo così lo stelo si allunga, dopo col peso delle foglioline si piega su se stesso e la piantina muore, le altre no. Allora cosa succede? Con tutte le accortezze anche che possiamo porre in atto, questo non basta, dobbiamo avvicinarlo alla fonte di luce. Se voi ci fate caso, queste piantine qui, che sono nate nello stesso giorno di quelle, invece hanno meno fenomeno del filamento, molto meno. Vedete, tutte tendono ad andare verso la fonte di luce, quindi questa fonte di luce qui, adesso io la dovrò mettere un pochino più giù, quindi a una distanza di circa un palmo, un 20 centimetri. Questa è la distanza più o meno corretta per evitare che le piantine filino, almeno le piantine queste di insalata. Poi vedremo la stessa cosa, si avviene anche sulle piantine dei pomodori, dei peperoni e quant'altro. Insomma, adesso parliamo solo dell'insalata. Questo è un iceberg che ho seminato il 5 di febbraio, quindi nel giro di 10 giorni è venuta fuori. E quindi il risultato è questo. Si può ancora recuperare, ovviamente, basta avvicinare la luce e fare attenzione a come rispondono le piantine. Vi ho fatto vedere l'altro giorno come hanno iniziato a filare le piantine di insalata. Avevo risolto tenendole ancora in casa, avvicinandogli la lampadina, la lampada quella LED. Da quel momento in poi hanno smesso di filare, ne ho tolte 3-4 piantine che erano un po' più rovinate e le altre si sono riprese praticamente tutte. Da ieri le ho spostate nel semenzaio riscaldato e sono queste, eccole qua, guardate. Cominciano piano piano a prendere forma, qualcuna filata si sta riprendendo, qualcuna non si riprenderà, quindi dovrò buttarla via, ma in linea di massima hanno smesso di filare e il problema era appunto la luce e la temperatura, un po' troppo caldo in casa, 18-19 gradi per loro è un po' troppo, quindi in questo modo qui si crea un microclima qui dentro, stanno bene lo stesso, soffrono molto, le insalate sono molto delicate, soffrono molto sia la temperatura alta che la mancanza di luce, più di altre piante. Quindi se dovete farlo in questo periodo, sappiate che dovete avere un po' più di cura per le insalate perché vengono su subito e purtroppo sono sensibili a questi due fattori. Questa è stata la prima pillola, spero di farne altre. La prossima spero di farla sul corretto utilizzo dell'acqua, se quella del rubinetto su come utilizzarla. Vediamo se ci riesco. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.